Nel segno della pace l'incontro tra la comunità islamica campana e i fedeli cattolici di Napoli, tenutosi durante la messa mattutina nella cappella di San Gennaro al Duomo. Dopo l'assassinio del sacerdote francese Jacques Hamel, avvenuto a Rouel per mano di giovani terroristi che si rifanno all'ISIS, le chiese italiane, francesi e di altri paesi del mondo hanno invitato le persone di fede musulmana a partecipare alle celebrazioni. Nel Duomo di Napoli è stato presente l'imam Abdallah Massimo Cozzolino della Federazione Islamica Campana. Sì, si tratta di una testimonianza forte che a livello nazionale la Confederazione Islamica Italiana ha voluto dare, anche qui a Napoli è presente, per dire no in modo categorico al terrorismo, alla violenza, a gesti che ci lasciano tutti inorriditi e senza parole. Noi uomini di fede dobbiamo unirci in questo per manifestare nostra comune volontà di rinnegare queste che sono insomma azioni contro l'umanità. Non sono guerre di religione, ben ha detto il Papa Francesco, si tratta di interessi geopolitici, ahimè di un periodo nero di psicosi, di psicopatologia che purtroppo c'è all'interno delle nostre società. Dobbiamo insieme collaborare per tracciare un percorso comune di salvezza e di speranza. A presiedere la concelebrazione eucaristica il vescovo ausiliare di Napoli, Monsignor Gennaro Acampa. È un gesto molto molto bello che è stato condiviso non solo qui in Italia ma un po' in tutto il mondo, no? Questa voglia di testimoniare che le religioni sono tutte religioni di pace, di fraternità e che bisogna isolare questi estremismi che fanno tanto del male. In effetti il martirio del nostro padre Jacques ha scatenato questa catena di fratellanza, di solidarietà molto bella.